l'assemblea in format sbagliato. Io vi voglio interrogare su perché avete scelto, chi ha scelto questa immagine. Non lo so. Io non stavo, l'ho inventato, ero in quattro. No, il concetto non è che l'ha inventato, è il proletariato, il cognitariato. Noi stiamo trattando di una questione che non riguarda solo il teatro, l'intero proletariato cognitivo. È il modo di mettere insieme gli intellettuali e gli artisti, basta, non c'è la differenza. Poi c'è una componente di gente che ha investito tutti i propri neuroni, anche quelli che non c'aveva, per cambiare il mondo. E siamo in mezzo a quadro, anzi la quadra che volevo fare l'intervento fosse anche funzionale a Luca sul rapporto che intercorre tra teatro e rigenerazione urbana. E il teatro più che tempo fa spazio, e quanto è interessante interrogarci su come questo lavoro dovrebbe essere fatto non solo nei libri, anche se questo non è stato reso deputato, non era deputato, ma all'interno degli spazi del quotidiano, lavorando sul corpo di cui attività di cui tu sei molto consapevole, no? E quanto sarebbe interessante ripristinare un principio attivo del teatro che si è perso, che riguardava il mondo di performance di quelle generazioni che se ne fregavano del teatro, se l'attraversavano incidentalmente. Ma una delle cose che io vorrei dire, non so se ho il tempo di dire, è che non si tratta, perché questo è il problema, non è che qui stiamo alla manzana, perché altrimenti viene fuori la storia della manzana. La manzana vuol dire Roma è una capannata, Roma non è una capannata, Roma invece è una storia di sedimentazioni, esatto, non tutti i sedimenti stratificati, esatto, che ha una serie di cose, cioè che poi hanno dato luogo, voglio dire, a fatti di continuità che però se noi non li leggiamo, cioè non esisteranno mai. Infatti non andremo in monumentalizzare, però va anche riconosciuto che tutta un'esperienza vitale che Franco non ha avuto fare neanche a livello americano, in America c'era pochissimo, però la cosa che io vorrei dire è che Roma, quello che è successo a Roma in quegli anni era irripetibile, cioè ha avuto un grande io su questo sono d'accordissimo, ma tornando alla Roma, questo è stato omesso, ok, cioè tranne una metafora che ha cercato di scrivere qualcosa, è come nelle stratigrafie, è stato fatto un muro, guarda che Franco è stato anche quello che ha condannato moltissimi artisti romani all'oblio, fondamentalmente. Però un tentativo l'ha fatto di tenere accesa la memoria, un tentativo di tenere accesa la memoria. Però non è lui.